di riprenderci. Non so se il microfono si senta fin troppo, spero che non ci siano fischi. Questa sera vorrei parlarvi, come già diceva il professor Zatti presentandomi, di Federico De Romè. E dico già da subito, salutando il professor Iotti che entra, che proporrò oggi un primo avvicinamento alla questione di Roberto, della quale sto iniziando ad occuparmi in questo momento, e non pretendo quindi di portarvi altro che i primi frutti di una ricerca in avvio, e passerei subito a dirvi, evitando dei fischi tremendi che purtroppo sembrano affliggere questo microfono e noi, proponendovi subito un sommario di ciò che dirò. Allora, dicevo già che si tratterà di un intervento composito per certi versi, perché seguendo in realtà anche una pratica che è quella di De Roberto, continuerò a parlare delle stesse cose, guardandole, diciamo, da profili, da aspetti differenti. Primo momento di questa presentazione si intitola Veneri senza testa, Veneri senza braccia, vedete tra poco perché, ma ve lo dico già subito, parleremo di una metafora, di un'immagine della, potremmo dire, misoginia derobertiana, che ha vari momenti di comparsa nella produzione del nostro. Dopodiché farei un salto all'opera teorica per eccellenza di De Roberto, che è L'amore, un'opera uscita per l'editore Galli a Milano nel 1895 e che è alla base di tutto quello che diremo oggi, e avvicinandoci al finale parleremo appunto del finale dell'Imperio, tentando di applicare alcune delle cose viste a un altro testo, un testo importante, e ideale versus realtà è la conclusione. Quello che cercherò di dire in questa chiacchierata è, su quale cercherò di soffermarmi maggiormente, è proprio questo scontro tra idealità e realtà nella produzione di De Roberto, che mi sembra una, per usare una parola abusatissima, cifra molto, molto caratterizzante di tante dicotomie che più o meno non si risolvono nella produzione letteraria e intellettuale di De Roberto. Cominciamo quindi con questo titolo curioso, Veneri senza braccia, Veneri senza testa. Faremo molto ricorso in questa sera agli Amori, che sono l'opera, potremmo dire, narrativa più collegata al testo teorico L'amore, del quale vi ho accennato poco fa. E più che di una vera e propria opera narrativa, si tratta di una raccolta di apologhi. L'apologo, la dimensione dell'apologo è tipica di De Roberto. Madrignani ha più volte indicato in modo giusto, corretto, la probabile derivazione leopardiana di questo modus operandi. Negli Amori De Roberto intende fornire degli esempi concreti, sperimentali, della teoria dell'amore che ha proposto nell'amore, per l'appunto. Quello che può sembrare curioso è che la prefazione abbia un taglio e un tono assolutamente romantici, direi. Può sembrare sorprendente perché il contenuto è dell'amore e di questi apologhi, e lo vedremo tra poco, è tutt'altro che romantico e teso al sentimento. Questo volume è suo, comincia dedicando l'opera alla sua amante, a Renata, cioè Ernesta Ribera Valle. Dirò anzi di più: come senza di lei non lo avrei scritto, così senza il suo permesso non lo potrei pubblicare. Le lettere che lo compongono le appartengono. Raccogliendole insieme io mi uniformo al suo desiderio, al suo comandamento. Il suo giudizio sul mio libro dell'amore si compendiò in queste parole: l'amore c'è soltanto nel titolo. Le mie teorie la sdegnarono. Ella si rifiutò di ammetterle, osservando che di teorie, di sistemi, di ipotesi, ciascuno può costruirne quanti ne vuole, ma che i fatti importano unicamente.
Ecco come perché mi sentii nell'obbligo di addurle alcuni esempi delle astratte proposizioni enunziate in quello studio. Già dissi a lei, ma devo ripetere ai miei e ai nostri nuovi lettori, che non uno di questi esempi è inventato. Io non ho fatto e non ho voluto fare opera di fantasia, ma di osservazione. Quello che occorre dire qui è che il titolo, Gli amori, è un titolo corretto all'ultimo minuto. Fino all'anno prima questo cantiere, quest'opera, si chiamava Le confessioni, con appunto una serie di rimandi a certo tipo di autobiografismo, inutile che ne stiamo a parlare in presenza di Sergio Zatti, che subito danno un peso maggiore a questa affermazione che nulla è inventato nel libro. Vi farei vedere subito due esempi che sono più volte citati e che sono proprio al centro del nostro discorso iniziale. Cioè la Venere Landolina, cosiddetta, che si trova a Siracusa, al Museo Archeologico, e che nell'Ottocento aveva fatto furore quando è stata scoperta nel primissimo Ottocento, e poi quando Maupassant in Anne-Cécile ne aveva parlato come un esempio di bellezza ineguagliabile, superiore addirittura alla Venere di Milo, tra poco vedremo, e poi dall'altra parte ovviamente la nostra Venere di Milo è notissima, e De Roberto, come vedremo tra poco, continua a insistere sulla differenza fra le bellezze di queste due statue. Teniamo a mente questi due esempi, perché è importante. La Venere di Siracusa è proprio il titolo di uno degli apologhi degli amori. E scusate, ma lo leggerò in modo piuttosto esteso, però vorrei interrompere perché c'è un ritorno. Potete spegnere il microfono, scusate? Grazie. Torno subito alla presentazione. Ecco, in questo apologo De Roberto racconta di un tipo di attrazione sessuale, fondamentalmente, quello che si ha per il corpo e del rapporto che c'è fra la bellezza ideale e la bellezza corporea. Lo fa con un apologo che, come spesso avviene in questi racconti, che sono anche delle lettere all'amata, proponendo prima un esempio e dopo un altro, hanno una struttura piuttosto bipartita di solito. La prima parte di questo racconto non parla della Venere di Siracusa, ma di un aneddoto capitato a Eugène Sue, che è ritratto mentre va a prostitute e mentre è in compagnia della sua accompagnatrice ne vede un'altra che piange sul bordo della strada. Si domanda per quale ragione questa donna stia soffrendo, e la collega le dice che è stata appena appunto sfigurata col vitriolo. De Roberto racconta di come Sue decida di andare con lei facendola felice. Ovviamente io riporto e mi astengo dal commentare, diciamo, il tono e il livello morale forse di questa di questa affermazione, diciamo, di De Roberto, che associerebbe a questo gesto la felicità di questa signora. Ma il tono, come vedremo, è spesso questo quando De Roberto parla di amore. E nella seconda parte invece De Roberto parla della Venere di Siracusa e parafrasa Maupassant. Ciò che io vorrei farle particolarmente notare, parla sempre all'amata, è che l'ammirazione degli uomini per la bellezza arriva a tal grado da liberarsi dall'istinto erotico che la determina e da mutarsi in un culto quasi ideale, in un sentimento estasiato e purissimo. Già Enrico Heine aveva malinconicamente confessato: «Io non ho mai amato altro che statue e donne morte». Guido de Maupassant dice: «Se avessi da scegliere fra le più belle delle creature vive e la donna dipinta da Tiziano, io preferirei la donna dipinta da Tiziano», ovviamente un'allusione alla Venere di Urbino, la vedremo dopo. Capovolgiamo la proposizione e facciamo che una donna debba scegliere fra il più bell'uomo vivo e l'Apollo del Belvedere. Costei sceglierebbe un abbonamento a un giornale di mode. Allora, dietro questa affermazione sperticatamente misogina e sessista c'è, come vedremo, una serie di presupposti teorici che sono per De Roberto però fondanti di un sistema
di valori e di un modo di vedere il mondo. L'autore di Bellamy, dunque, avendo visto nell'album di un viaggiatore la fotografia della Venere siracusana, narra che si innamorò di lei, come ci si innamora di una donna viva. Ella probabilmente mi decise a fare il viaggio in Sicilia ovviamente. Io parlavo e sognavo di lei assiduamente prima ancora di averla veduta. E arrivatole dinanzi, così comincia a parlarne, senza nominarla, quasi non si possa dubitare di chi parla. Entrando nel museo la scorsi in fondo a una sala, bella come l'avevo immaginata. Non è la donna poetizzata, la donna idealizzata, la donna divina o maestosa come la Venere di Milo. È la donna come realmente è, come noi la amiamo, come la desideriamo, come vogliamo abbracciarla. È grassa, col petto forte, eccetera, eccetera. E qui c'è tutta una lista di attributi che il corpo ideale della donna ha, secondo Maupassant, e evidentemente anche secondo De Roberto. E, il gesto con cui la Venere di Siracusa cerca di coprirsi è definito un gesto semplice e naturale, pieno di pudore e di impudicizia allo stesso tempo, che nasconde e mostra, vela e rivela, attira ed evita, sembra definire tutta l'attitudine della donna sulla terra. E chiosa De Roberto, quell'attitudine contraddittoria è la nota di passata sulla quale ho già richiamato la sua attenzione. E già in altri apologhi De Roberto aveva parlato alla Ribera di questa tendenza che secondo lui la donna avrebbe ad essere ambigua nelle manifestazioni di interesse. Il marmo è vivo, vorremmo palparlo con la certezza che cederà sotto la mano come carne. E così via. La Venere di Siracusa è una donna ed è anche il simbolo della carne. Qui Maupassant fa una digressione per parlare di quell'amore misterioso e mistico che suscita la testa della Gioconda e lo sguardo di certe donne vive. La Venere di Siracusa non ha testa. E ciò nonostante, quantunque per la mancanza del viso e dello sguardo parrebbe dover mancare anche l'espressione, ella pure il suo significato. Se lo sguardo di certe donne ci dice cose che realmente non sono nelle loro persone e determina in noi un'esaltazione per la quale ci crediamo capaci di spiccare le stelle dal cielo, altre eccitano nelle nostre vene l'impetuoso amore dal quale è uscita la nostra razza. La Venere di Siracusa è la perfetta espressione di questa bellezza potente, sana e semplice. Ella non ha la testa, che importa? Il simbolo è perciò stesso più integro. È un corpo di donna che esprime tutta la potenza reale dell'amplesso. E qui abbiamo già questo esempio, diciamo, di donna mutilata, di fatto, che viene esaltata come l'esempio sia da Maupassant sia da De Roberto, come l'esempio ideale di donna piacente. E potremmo dire che si va di male in peggio, perché il finale di questo racconto è tutto legato a un alter ego di De Roberto, Franz von Rödrich. De Roberto sceglie diversi pseudonimi negli amori, addirittura negli amori fa la sua ricomparsa il personaggio di Ermanno Raeli, che anche qui assume la funzione di alter ego di fatto di De Roberto. E si racconta di come Franz von Rödrich, andato anch'egli in pellegrinaggio a Siracusa per ammirare il portentoso marmo, ne restò, come accade al Maupassant, come accade a quanti hanno occhi, turbato e quasi oppresso. Egli non era solo un giovanotto, suo connazionale lo accompagnava. L'artista sarebbe andato a letto se avesse potuto dormire, se la contemplazione del capolavoro non l'avesse sconvolto, come ci sentiamo sconvolti incontrando una troppo bella creatura di carne ed ossa. Seguì pertanto, sperando di distrarsi, il suo giovane amico, al quale la vista della Venere aveva messo addosso un'altra febbre, meno pura e più facilmente guaribile. Nonostante il contrario consiglio di un cicerone di piazza, l'acceso giovanotto volle andare in cerca di Venere vive, e la turpitudine del luogo e l'orrore delle due sole creature che lo popolavano non valse a tranquillarlo. Quindi von Rösig e il suo giovane amico vanno in un bordello. E qui incontrano le uniche due prostitute che ci sono e si giacciono con loro. Ovviamente von Rösig non può che lamentare la differenza che c'è fra questa esperienza terrena tremenda con la bellezza pura che ha visto nella Venere siracusana. E quindi dice: Siracusa, la Magna Grecia, la statua di marmo pario, la Venere Callipigia, Ateneo Lamprido. Egli ripeteva tra sé quei nomi classici, quasi assaporandoli, quasi esprimendone la segreta virtù, prima di abbandonarne i memorabili luoghi dove forse non sarebbe tornato mai. I luoghi erano immutabili, ma come il tempo aveva compito l'opera sua.
E che cosa era divenuta la razza, l'uomo e la donna, dopo tanti miscugli di sangue? Come paragonare, senza sentirsi stringere il cuore di pietà e senza fremere di sdegno, la statua del museo alla turpe creatura che gli stava dinanzi e che tentava di eccitarlo? A un tratto egli udì gridare: «Franz, Franz, Franz!» Era la voce del suo giovane compagno. Franz accorse, cercandosi istintivamente un'arma addosso, credendo che l'amico chiamasse aiuto, rammentandosi le parole del cicerone che gli aveva sconsigliati di avventurarsi in quei luoghi. Egli si ingannava, nessun pericolo lo minacciava. Il compagno lo chiamava per farlo partecipare alla sua meraviglia. La donna che questi aveva portata via, con una testa orribile e ignobile, irregolare, cotta dal sole, premuta da una zazza rontuosa come quella delle Abissine, aveva il corpo della statua. Viva, calda, palpitante, essi si vedevano dinanzi la forma di Venere. Avevano toccato il marmo ed era parso loro carne. Ora toccavano la carne che pareva marmo. E siamo davanti a una sorta di, come dire, epifania. L'amico si rende conto che senza la testa il corpo di questa donna è identico a quello della statua. Quindi sì, la realtà ideale, la bellezza ideale che quella statua rappresentava poteva avere una sua incarnazione, dove in una prostituta. E per finire, appunto, tutta lei nel seno, nei fianchi, nel grembo, tutte lei dai piedi al collo, solo la testa orrida e turpe, pareva una terracotta barbarica sovrapposta al marmo di Paros. Il signor di Sade, re di vivo, di Sade, ovviamente re di vivo, avrebbe pensato di decapitare quel corpo. Quindi abbiamo proprio un'evocazione diretta, diciamo, dell'inventore letterario del sadismo, per l'appunto. Franz von Rödig ripensava alle parole del Maupassant: non ha la testa, che importa? Il simbolo è per ciò stesso più integro. È un corpo di donna che esprime tutta la poesia reale dell'amplesso. Ecco, gli ho fatto fare questa immersione nel tremendo e nell'orribile, perché è di questo che parliamo oggi, cioè di una visione del mondo e della donna come parte di questa visione del mondo, direi, che ha informato le opere, anche le maggiori, di un grande della nostra letteratura. E una parte ovviamente poco nota della sua produzione è quella teorica, ma De Roberto per tutta la vita cerca di accreditarsi in certa misura come pensatore, come filosofo, ancora prima che come autore di opere. E che piaccia o no, questa è parte del suo pensiero, una parte anzi fondamentale. E i tipi di bello ideale, peraltro anche evocati all'inizio di questo passaggio, sono ovviamente la Venere Medicea, che oggi è meno nota, ma all'epoca era ancora considerata uno dei grandi esempi di bellezza, insomma, noti mondialmente, e l'Apollo del Belvedere. E ovviamente anche la Venere di Urbino di Tiziano. E ecco, ma da dove viene quel paragone tra la Venere Medicea e l'Apollo del Belvedere che avevamo visto prima? Se noi facciamo un salto nel trattato, l'amore, e vediamo che cosa si dice nel paragrafo dedicato alla bellezza, quindi uno studio fisiologico delle ragioni della bellezza, il passaggio che ci interessa comincia con una confutazione delle tesi di Paolo Mantegazza rispetto alla percezione della bellezza presso le donne. Paolo Mantegazza, ovviamente, un grandissimo intellettuale dell'ultimo Ottocento, un positivista di ferro, antropologo, psicologo, ovviamente a modo suo, e appunto figura fondamentale anche della cultura italiana di quel periodo. Dice il Mantegazza: se le donne fossero legislatrici dell'opinione pubblica, direbbero l'uomo è più bello. Ciò non pare credibile. Molte donne direbbero così, ma non sempre, solo in certi momenti. Altre direbbero che l'uomo è brutto. Il più gran numero che non è né bello né brutto, che è insignificante. E lo stesso Mantegazza sembra disdirsi, perché dichiara che il culto accordato alla bellezza mulievre è culto dovuto alla creatura più alta nel mondo delle forme vive e alla più alta manifestazione delle forze estetiche della natura. La qualcosa significa chiaramente che il maggior valore della bellezza femminile è reale e non dipendente dall'ardore dei desideri maschili. Si dice in poche parole che le donne sono considerate più belle semplicemente perché c'è una sproporzione
nel modo in cui uomini e donne desiderano. E secondo la tesi di Mantegazza, questa sproporzione pende a vantaggio o a svantaggio, non so come dire, delle donne, cioè le donne desiderano di più, sono più portate all'amore. E nel caso di De Roberto le donne sono praticamente quasi frigide. Noi però ci atterremo al criterio soggettivo dell'impressione, lasciando da parte l'obiettivo valore della bellezza. Su 100 uomini posti dinanzi alla Venere dei Medici, già citata anche nell'apologo, tutti e 100 restano estatici d'ammirazione più o meno pura. Su 100 donne poste dinanzi all'Apollo del Belvedere, un buon numero restano indifferenti. Qualcuna, come quella signora il cui motto inaudito è stato raccolto dal Ferrero, non troverà altro da osservare se non che rassomiglia al suo portinaio. E questo ci prova ancora come le donne non soltanto apprezzino meno il bello sessuale, ma siano anche meno capaci di pure commozioni estetiche. E qui continuiamo il nostro viaggio, diciamo, al fondo della notte. E perché? Perché appunto ritroviamo la riproposizione ancora di questo, di questa immagine, di questo paragone ovviamente sessista e maschilista, e troviamo citato questo Ferrero, ma la verità è che tutto questo passo deriva da Lombroso, l'uomo di genio in rapporto alla psichiatria, alla storia e dall'estetica, sesta edizione, Fratelli Bocca, 1894, un anno prima della pubblicazione dell'Amore. Ed è per questo che troviamo tanti poeti, anche mediocri, nei maschi giovani, si sta parlando di questo, perché che differenza c'è fra uomini e donne nell'attitudine alla poesia, e così pochi nelle femmine. Il motivo di quasi tutte le liriche è l'amore. Nella pittura, nella scultura sono altro, in gran parte, che sensazioni genetiche associate con immagini e idee, e nel piacere frenetico della musica entra di molto la sessualità. Questa, essendo più debole nella donna, la materia prima dell'arte le viene, se non a mancare, a far difetto. Ecco perché le donne non creano e non capiscono la bellezza fisica e restano fredde non solo innanzi alla Venere dei Medici, ma ciò che è più curioso, innanzi all'Apollo del Belvedere, di fronte alla quale una signora intelligentissima non seppe osservare altro se non che rassomigliava al suo portinaio. Con citazione a un articolo già usato da Lombroso, del Ferrero, di Guglielmo Ferrero, edito nel periodico milanese La Battaglia per l'Arte, che è sopravvissuto per una annata e mezzo e non credo fosse noto a De Roberto. In compenso siamo certi che l'uomo di genio De Roberto l'aveva letto, anche perché ha dedicato una sorta di breve trattato alla questione del genio, e Lombroso è ampiamente citato, così come anche altre opere del Lombroso sono citate copiosamente nell'Amore. Lombroso ringrazia con un biglietto per l'invio da parte di De Roberto di una copia del trattato, e lo ringrazia anche per avere così aiutato a diffondere le sue idee, che spesso lo avevano reso antipatico a molti. Il Mantegazza lo ringrazia a sua volta per un analogo invio, ricordandogli però che il suo libro, L'amore, non sarà apprezzato dalle signore perché le tratta davvero male, dice Mantegazza. E un'altra ragione in più per avercelo simpatico. E torniamo ancora una volta alle statue, alla fine dello stesso capitolo sulla bellezza, e torniamo alla questione della Venere di Milo e quella di Siracusa. La Venere di Milo e quella di Tiziano, secondo De Roberto, parlano poco al senso, non sono sensuali tanto quanto la Venere di Siracusa. Non perché sono di freddo marmo o linee o colori su fredda tela. Un marmo e una pittura possono essere eccitanti quanto la stessa realtà ed anche di più, ma perché l'artista ha spiritualizzato la forma, non avendo vista in essa se non ciò che è purezza di linee ed armonia di proporzioni. Così non è espresso e non ci fa vedere nell'opera sua se non questo. Ora, è molto dubbio che un'opera come la Venere di Tiziano non sia intesa o non sia stata intesa, basta pensare all'Olimpiade di Manet, come un modello per la prorompente, diciamo, sensualità della donna. Ed è strano che De Roberto possa immaginarsi che sia fredda, che ci lasci fredda. E noi troviamo qui un'altra prova del contrasto che c'è nel viso tra le due specie di bellezza, la plastica e l'espressiva. Il volto delle più celebri Veneri è vuoto d'espressione, né attraente né antipatico. L'artista ha idealizzato la forma, ma nel viso noi non ci contentiamo della sola forma, siamo abituati a trovare qualche altra cosa. Il valore di queste Veneri consiste quindi nel corpo. La Callipige di Siracusa, che senza testa, non ha perduto nulla, anzi si potrebbe dire che ha guadagnato, come guadagnerebbero le altre sue compagne,
perché la fredda e vuota perfezione della testa non ci contenta e quasi ci dispiace. Ha perduto molto di più della siracusana la Venere di Milo, che è senza braccia. E noi ovviamente rimaniamo sempre perplessi. Le statue ritornano, nello stesso trattato, nel capitolo dedicato all'amore comprato, il sesto. E c'è un capitolo dei nove che è dedicato all'amore comprato, ebbene sì. Uno dei paragrafi che si intitola proprio Le mercenarie torna a parlare della questione delle statue e c'è una citazione di una poesia di Musset che dice questo: quand la virginité disparaîtra du ciel, j'aimerais des statues. Le marbre me va mieux che l'ampur friné, chez qui les affamés vont chercher leur pâture. Quindi dice: il marmo mi va molto meglio di friné, quindi delle prostitute, e piuttosto amerò delle statue. E Alfredo de Musset, Musset per l'appunto, è protagonista di un'opera di Robertiani. Di fatto, perché una pagina della storia dell'amore parla del suo rapporto con George Sand, e George Sand che è trattata malissimo da De Roberto, è considerata una sorta di tormentatrice di Musset, è una donna orrenda, orribile, tanto è vero che correggendo le bozze, scrivendo l'amante, De Roberto dirà ho esagerato con la misoginia. In questo caso Musset invece è citato per parlare di come piuttosto che amare una prostituta sia meglio amare una statua. E dice De Roberto: il frutto dell'esperienza è amaro. Esso dimostra che l'immaginazione è una grande ingannatrice e che l'ideale, quanto è più alto, tanto più riesce inafferrabile. Ciò che costa, pertanto, è la rinuncia all'ideale supremo. Una volta cominciato a concedere qualcosa al mare universale, si può scendere a grado all'infimo e trovare ancora un bene relativo. Allora, qui questo è un punto centrale per quello che sto cercando forse faticosamente di dirvi, cioè che per De Roberto questa dimensione apparentemente oppositiva tra la statua, la perfezione della statua e diciamo il grado più basso, stante la sua stessa teoria, di donna possibile, cioè la prostituta, viene mano a mano confondendosi questa opposizione, viene mano a mano negandosi, proprio perché, dice, qualsiasi forma di mediazione tra l'ideale e il reale, tra l'ideale e il concreto, non può che portare a progressive, come dire, sottomediazioni che alla fine ci portano a trovare un bene relativo anche nelle esperienze più infime. E diciamo, questo a me sembra uno dei cuori della vicenda, perché ecco, è una delle manifestazioni di questa opposizione che a me sembra fondamentale in molte delle teorie di De Roberto, cioè quella fra l'ideale e il reale, ma ci ritorneremo. Ecco, per chiudere questa sezione vorrei citare un saggio scritto da De Roberto proprio in quegli anni e pubblicato nel 1900 nel Colore del Tempo, nel quale si parla del femminismo. Ovviamente c'è un brutale, un violento antifemminismo di Robertiani. E dice De Roberto: i femministi, per poter dimostrare che la donna è capace e degna di essere interamente agguagliata all'uomo, cominciano col negare l'importanza della maternità, con l'affermare che l'ufficio materno è uguale al paterno e che, quando pure fosse diverso, la diversità è soltanto formale, trascurabile, senza conseguenze. Al congresso femminista di Parigi, un'oratrice svedese ha dichiarato che è ora di finirla con l'esaltazione della madre. Alla Vergine che tiene eternamente un bambino fra le braccia, io preferisco, ha detto, la Venere di Milo che è senza braccia. Per fortuna non occorre dimostrare la sciocchezza di simili proposizioni, eccetera, eccetera. De Roberto è colpito e affondato, diremmo, da questa affermazione di Hilda Sachs, che al congresso femminista di Parigi nel 1896 usa questa immagine, che come abbiamo visto molte volte era stata usata dalla cultura anche francese dell'epoca, per parlare tutto sommato dell'opposto, e la ritorce contro i maschilisti. E questo rilievo di De Roberto di questa frase è senz'altro notevole, perché
sembra colpire uno dei simboli, ecco, di questa sua teoria delle differenze dei rapporti fra uomini. Queste donne, diciamo, senza testa o senza braccia, rimangono comunque immancabilmente incomplete. Questo va detto. Quindi sono sempre donne in qualche misura dimidiate, quelle evocate in questi contesti da De Roberto. Tutto ciò che abbiamo detto ora in realtà ci può portare a una più ampia riflessione legata al contesto in cui queste teorie sono state per la prima volta esposte da De Roberto, e mi riferisco in particolar modo al già citatissimo Amore. Questo saggio si compone di 9 capitoli. Come vedete, parte da livelli minimi, l'amore nel mondo organico, per arrivare alla moralità. Teniamo questi due opposti poli come diciamo, importanti, perché l'amore nel mondo organico, per circa 150 pagine, parla effettivamente di esseri monocellulari o bacilli, per progredire pian piano fino a, diciamo, organismi di maggiore complessità. E ciò che è veramente incredibile è che, così come positivisticamente esiste una sorta di biologizzazione della morale, c'è una moralizzazione del biologico nell'amore. Si parla di felicità negli ermafroditi, è possibile o non è possibile, cioè negli organismi che si autoriproducono. O ecco, ci si domanda se sia possibile, in che modo la felicità fra esseri poco più che monocellulari. E questo è effettivamente abbastanza spiazzante. E il trattato continua con capitoli dedicati alla critica dell'amore, quindi delle componenti dell'amore, e un'analisi formale, addirittura matematica, che porta De Roberto a formulare e a proporre proprio delle formule che, se volete, poi vi faccio vedere, che dovrebbero spiegare come funziona l'amore, delle formule chimiche. Continua poi parlando di casi amorosi, quesiti, e di patologia dell'amore, e poi di altre cose, come ad esempio il rapporto con la prostituzione. L'amore comprato ha un suo, l'abbiamo già visto, un suo spazio nel trattato, e poi nei capitoli La nascita dell'amore e la morte dell'amore si analizza la fenomenologia degli innamoramenti e delle fini delle relazioni. E l'ultimo capitolo, Moralità, invece ci dice come bisogna amare e se occorra amare. Secondo De Roberto, questo sarebbe stato il libro che avrebbe messo in scacco Stendhal, che avrebbe messo in scacco Lombroso, Mantegazza e tutti quanti. La verità è che la circolazione di questo trattato è stata minima, ciò ha causato a De Roberto notevoli frustrazioni, ha tentato di, probabilmente anche con la pubblicazione degli Amori e di molti altri libri, di portare l'attenzione su queste tematiche e anche su questo libro, che però è rimasto un grande libro non letto. Ed è stato scritto parallelamente ai Viceré, questo libro, negli stessi anni, e diciamo la mole, quella che per i Viceré era stata paragonata da De Roberto a quella di un vocabolario, dice ho scritto un vocabolario a un certo punto, è identica, sembrano due libri gemelli. E in questo caso, ecco, sembra, diciamo, lo stereotipo del gemello nascosto è tenuto in una soffitta e non fatto vedere a nessuno. Però, quando parliamo di De Roberto e magari ci spaventiamo davanti a queste affermazioni, dobbiamo ricordarci che sono parallele alle massime espressioni della sua produzione. Nelle primissime pagine De Roberto ci allieta con alcune riflessioni sul suicidio cosmico, che è una delle cose che in qualche misura lui auspicherebbe. In un libro che parla d'amore questo può essere sorprendente, ma in effetti l'amore, quella forma così torturata, ecco, di amore della quale ci parla De Roberto, non è che una delle molte forme che prende, diciamo, la sua misantropia,
e il suo odio anche per se stesso, potremmo dire. Il tema del suicidio è ripreso ovviamente da pensatori pessimisti dell'Ottocento, come ad esempio Hartmann, che è citato alla fine di questo passo, e ha in De Roberto una sua interessante sviluppo. E dice: ma se l'ignoranza è la causa prima dei nostri errori, l'egoismo ci induce continuamente in contraddizione. Se le nostre facoltà mentali e sentimentali sono in equilibrio, noi godiamo di esse e attestiamo che l'uomo è per esse la forma più perfetta della vita. Ma se la nostra ragione vacilla, il nostro cuore si schianta, pare a noi che la condizione del bruto sia preferibile alla nostra. E poiché il bruto, sebbene esente dal dubbio e dalle angosce morali, è tuttavia capace di dolori fisici, noi arriviamo a giudicare preferibile essere inerte materia, anzi non essere in verun modo. Un motivo egoistico, il nostro interesse del momento, ci detta questi giudizi diametralmente opposti, sui quali sono fondati la fede e la sfiducia, l'ottimismo e il pessimismo. A seconda di come stiamo, vediamo il mondo in modo diverso, dice De Roberto. E l'unica cosa che ci tiene in vita, e che di fatto lui rende, come dire, un sinonimo dell'amore, è l'egoismo. Per De Roberto l'amore è egoismo, è amore di sé innanzitutto. E l'unica cosa che ci porta a desiderare di essere è appunto questo egoismo, altrimenti non vorremmo essere in nessun modo, perché quando stiamo male ci rendiamo conto che gli esseri più semplici di noi, i protisti, gli animali, stanno meglio di noi perché non hanno la consapevolezza di essere stati messi al mondo. Ecco, questo è l'edificante messaggio. E ovviamente quando siamo invece persuasi che il miglioramento è un inganno, disperiamo al punto da pensare con Hartmann al suicidio cosmico. Qui sono introdotti altri concetti che sono costantemente riformulati e ripetuti da De Roberto. Ecco, De Roberto continua a parlare delle stesse cose sempre in questi suoi libri di teoria. E in questo, diciamo, non so se si possa scomodare una categoria, quella del petrarchismo, ma per intenderci c'è una sorta di costante aumento della significazione di poche parole in De Roberto. L'illusione, titolo di un importantissimo romanzo studiato di recente, peraltro che da Paolo Cosentino e anche molto bene, è una delle chiavi, Andrignani ci ha scritto appunto un libro, per leggere l'intera produzione di De Roberto e anche la sua produzione teorica, ma illusione, inganno e molti altri sinonimi si trovano ad ogni passo di questa di questa teoria, così come l'egoismo, così come l'interesse. Per De Roberto il progresso biologico è impossibile. C'è un passo interessante in cui si parla di Darwin e si dice: il progresso in senso assoluto non esiste. In questo caso non si capisce che cosa si intenda per in senso assoluto, peraltro. Cioè, non si capisce se non esiste in senso assoluto o se parzialmente esista, ma non totalmente. Avere un organismo piccolo, grande, semplice o complicato è vantaggioso per certi riguardi, svantaggioso per altri. Si sta parlando appunto del rapporto fra esseri più semplici e esseri più complicati. Vivere appena qualche ora come gli infusori o lunghissimi anni come l'elefante è tutt'uno, se nel tempo assegnato tanto l'elefante quanto l'infusorio compiono la loro missione e se per entrambi viene il momento della morte. Avere poca intelligenza come il cane, averne molta come l'uomo, importa ben poco, perché il cane non intuisce i misteri che non sa spiegare, mentre l'uomo, che li sa spiegare meno del cane, li intuisce e quindi ne soffre. La condizione umana, tutto sommato, potrebbe parere anzi inferiore a quella di ogni altro essere vivente, perché mentre tutti accettano la vita che è stata loro accordata, egli il solo che la rifiuta e si uccide. Ma neppur questo si può dire, cioè che la possibilità di rifiutare la vita può, in un altro senso, essere considerata come segno di superiorità. Dunque nell'evoluzione non c'è superiorità né inferiorità. Questo concetto troverà quello dell'assenza di un progresso, è vera per Roberto nel campo storico e nel campo politico. Torniamo ancora al suicidio cosmico? No, assolutamente no. La legge di battaglia è un'altra delle grandi idee darwiniane che sono riproposte in questo trattato, che, ripeto, parla d'amore. Giustamente la Ribera Valle diceva che l'amore era soltanto nel titolo, perché diciamo che il tono è sempre, quasi sempre questo.
Aggiungasi, dice, qui si sta parlando sempre della differenza fra donne e uomini nella selezione naturale, e si arriva a parlare di quella che Darwin chiama la legge di battaglia, cioè la necessità nella quale sono i maschi di quasi tutto il regno animale, la necessità nella quale sono i maschi di quasi tutto il regno animale di combattere tra loro per l'acquisto delle femmine. Non occorre dare gli esempi di questa legge, tanto essa è nota. È noto che tutti i maschi combattono e rivaleggiano, che vi sono specie dove, al tempo degli amori, due maschi non possono incontrarsi senza impegnare una lunga lotta lunga e feroce. Battagliano non solo i maschi per contendersi la femmina, che non appartiene ancora a nessuno, ma chi l'ha ottenuta lotta con chi gliela vuole portare via. Lottano, nelle specie poligame, i maschi coniugati o gli adulti più giovani con i vecchi. Ma la concorrenza dei maschi e le battaglie che la risolvono non sono già tutto, perché, dopo aver vinto i rivali, ogni maschio ha da fare i conti con la femmina. Mentre esso ha un istinto d'amore tanto ardente, la femmina ne è uno tanto moderato che si può quasi dire che non ne abbia da principio affatto. E si ritorna a parlare della divergenza nella percezione del desiderio fra maschi e femmine. E alla fine di questo discorso, addirittura De Roberto arriva a dire che non esiste poi in fondo questa grande differenza fra matrimonio e prostituzione, perché l'amore costa sempre di più all'uomo e l'amore anche matrimoniale si paga. Finiamo con questa galleria degli orrori e cerchiamo di vedere in che modo tutto questo poi abbia delle ricadute. Sapete che l'Imperio è un romanzo incompiuto e la teoria di De Roberto è in qualche modo da vedere come responsabile dell'incompiutezza della trilogia che vede al suo cuore i viceré. De Roberto aveva annunciato questo romanzo come una sorta di bomba che sarebbe stata lì per esplodere. Ecco, non si capisce se De Roberto si riferisca alla prima parte, ai primi 8 capitoli del romanzo, un romanzo che, come sapete, è una critica feroce del parlamentarismo dell'Italia Unita, o all'ultimo capitolo, che è ha la dimensione di un apologo, ancora una volta, morale, nel quale il protagonista, che è ancora una volta intuibile come un alter ego di De Roberto, Ranaldi, Federico, peraltro, Ranaldi, ritorna a stare a casa sua a Salerno dopo aver passato questi anni a Roma, degli anni tremendi che l'hanno sbalestrato. E è tornato a Salerno, Ranaldi è in preda a una depressione feroce che ha degli effetti gastrici su di lui. Così come li aveva su De Roberto. De Roberto va a farsi curare nel 1906 a Berna da Dubois, inventore di una sua forma di analisi, che ovviamente non è quella non è la psicanalisi, e ci va perché ha questi problemi gastrici. E De Roberto, così come Ranaldi, hanno questi problemi gastrici. Depressissimo a Salerno, guarda la natura. E vede quello che sto per leggervi solo in parte. Un giorno, per una via di campagna, egli vide una lumaca avanzare lentamente, rigando di bava il cammino. Tutti i suoi scritti, diffusi sui tanti fogli, gli parvero allora come una bava che gli avesse lasciato dietro di sé. Se la lumaca avesse avuto coscienza, avrebbe presunto di letificare e beneficare il mondo con la qualità della sua bava. L'esperienza, reciprocamente, insegnava all'uomo che tutta la sua attività era altrettanto fruttuosa quanto quella dell'animale. Vide che le formiche, le api, anche le formiche e le api intente a un'opera più intelligente, ma vana del pari. In preda alle passioni della vita, gli uomini non potevano giudicare la inutilità dei loro atti. Ma chi, come lui, era uscito fuori alla riva del Pelago, dopo essere stato immerso sino ai capelli, riconosceva nel consorzio umano un formicaio più grande, un alveare più complicato, dove tutto si riduceva, come nei piccoli e semplici, a nascere, a crescere, a procreare e a morire. Questa capacità di arrivare a comprendere la propria vanezza era l'unico privilegio dell'uomo sui bruti. Vediamo ancora una volta chiaramente espressa la teoria formulata nell'amore. Lustro ed inganno tutto il resto. Le trovate dell'ingegno, le indagini del pensiero, le affermazioni della fede. Dalle alture di San Giovanni si dominavano il mare, le rive, i campi, le colline, le città, i villaggi, i casolari, tutto un pezzo di mondo. Mentre i piroscafi solcavano il golfo sporcando il cielo di fumo, i treni strisciavano tra le valli e i monti, entravano nei trafori ruttando anch'essi, fischiando, rumoreggiando. Due glorie della scienza, due trionfi della civiltà. Che importava arrivare un poco più presto o un poco più tardi? In che cosa lo stato umano si è avvantaggiato dell'invenzione di quelle macchine?
quali sofferenze aveva sopportato e sopportavano i popoli che l'avevano ignorate ed ignoravano ancora. E c'è sempre questa circolarità di questo pensiero. L'impossibilità del progresso, che avevamo già visto in termini biologici, darwiniani, ritorna in termini storici, in termini di progresso tecnologico. Ai vantaggi corrispondevano i rischi, né quelle macchine andavano da sole, c'erano uomini nelle loro viscere, dinanzi alle fornaci ardenti e dalle bollenti caldaie, al posto della pena e del pericolo. La via era segnata dai pali del telegrafo, appoggiandosi a qualcuno d'essi egli udiva una musica eolia. Anche quell'altra invenzione tanto decantata non procurava agli uomini nessun reale beneficio. Senza l'elettricità essi avevano ugualmente comunicato fra loro. La scienza non aveva nulla creato. A furia di penose ricerche, a costo di errori madornali, aiutata principalmente dal caso, non aveva fatto altro che adattare in pochi modi qualcuna delle cose esistenti. In miriadi di modi si potevano adattare le miriadi delle cose, ma le condizioni della vita umana restavano inalterate. Un ritardo di mezz'ora in un treno diretto faceva smaniare i viaggiatori moderni, forse più che non smaniassero per la perdita di un'intera giornata gli antichi. Il progresso era tutto apparenza, illusione e presunzione. E ovviamente De Roberto va avanti a vedere la vita con una sorta di formazione carcinosa, non so come dire, una sorta di cancro, un enorme neoplasma, dice. Una mostruosa ipertrofia, una terribile sclerosi. E dice, pensava Federico, che quella sua condizione, se egli l'avesse manifestata, avrebbe fatto spavento. Come finisce questa vicenda, che peraltro evoca l'arrivo di un tipo nuovo di anarchico, una sorta di uber anarchico, il geoclasta, che invece di mettere bombe per il bene, diciamo, della società e per l'abbattimento della società borghese, mette bombe per uccidere sé e gli altri, per condurre alla buona morte sé e gli altri. Ecco, questo De Roberto vede come possibilità dello sviluppo dell'anarchia tardottocentesca. E dice: non ci vogliono gli anarchici, ci vogliono persone che si mettano insieme a creare strumenti che in piccolo volume racchiuderanno una forza tremenda e che rovineranno dalle fondamenta tutto un edificio, che ridurranno in polvere tutto un quartiere di città e che non lasceranno un solo ferito, neanche un solo cadavere intatto, ma faranno sparire tutti i corpi viventi come una pedata, come con una pedata si fa sparire un insetto. E costoro non abomineranno la sola vita, ma la stessa esistenza delle cose che sono sembrano inerti. E si va avanti così fino a parlare appunto del loro nome. Cioè dice: perché odieranno la vita, essi saranno chiamati biofobi, perché faranno saltare a pezzo a pezzo il mondo, si chiameranno geoclasti. Anna, la donna, la ragazzina in realtà di 18 anni che Federico incontra nell'ultimo capitolo, gli chiede alla fine di questa tirata, che fa in pubblico il personaggio di Rinaldi, lasciando tutti spiazzati, gli chiede: ma che vi hanno fatto perché diciate così? Ci rimane giustamente male. E in qualche modo, non abbiamo tempo di leggerlo, ma in qualche modo Anna fa una sorta di terapia, una sorta di, si potrebbe dire, di parodia di una terapia in scala molto minore, opera su Rinaldi, convincendolo che in fondo alla fine bisogna tornare alla vita e alla famiglia. E Rinaldi, stancamente, questo è il finale dell'Imperio che leggeremo ora, arriva a decidere che forse è meglio così e che forse è il caso di sposare Anna. Egli vide la madre avanzarsi verso di lui. Poté appena nascondere il revolver tra le carte perché stava pensando al suicidio, fingendo di frugarvi. «Già levato, Federico?» domandò ella. «Che hai? Ti senti male?» «No, mamma, non ho dormito». E alla fine arriva a considerare che, invece di uccidersi, come aveva divisato tante volte, come aveva promesso a se stesso, invece di uniformarsi alla disperata concezione del male universale, prender moglie, mettere al mondo altre creature, contribuire alla perpetuazione del male. «Mamma, ti rammenti quando mi parlaste di Anna Rossino? Quando mi dicessi che aveva una simpatia per me e che non si era fitta in capo furono le tue parole di sposarmi? Che si era fitta in capo furono le tue parole di sposarmi? Come no? Anna è innamorata di te. Se ne sono accorti tutti quanti, anche suo nonno finalmente. E che ne dice? Ha detto a tuo padre che sarebbe molto felice se questo matrimonio si combinasse. Io da prima ero contraria, non te lo nascondo e non te ne ho più parlato. Ma se a te piace, se vuoi...» In questo è facile vedere una sorta di proiezione letteraria della madre di De Roberto, effettivamente. Che era contraria all'amante, doveva nascondere De Roberto queste relazioni, gelosissima del figlio.
Non protestare, non obiettare, accettare quelle offerte, goderne, esultare, così voleva la vita. Mamma, egli disse, prendendo la mano rugosa di lei, ho pensato a tutto, chiedi la mano di Anna per me. E così finisce l'imperio. Ovviamente questa è una forma di apertura verso il femminile, ma tragicamente svuotata di una componente di vitalità. È l'unica alternativa sensata al suicidio, il matrimonio. E la costanza con cui questi temi sono diciamo ribattuti da De Roberto è evidentissima. E il fatto che attraversino dei momenti anche tanto alti, tanto importanti della sua produzione, ci fa riflettere. Così come ci fa riflettere anche una delle poesie che De Roberto sceglie di mettere, riproponendo l'Ermanno Raeli nel 23, nell'appendice di poesie dell'Ermanno Raeli. È una poesia di Sully Prudhomme, che lui traduce e che vi leggo. Era un uomo assai mite, quasi sempre ammalato, che nel mentre puliva vetri, non verti, da cannocchiali, chiuse l'idea divina dentro formule tali, nette così, che il mondo ne restò spaventato. Quel saggio aveva con molta semplicità mostrato che tanto il ben che il mal sono fanfaluche uguali, ed umili fantocci i liberi mortali, mossi per via del filo che nella man del fato. Devoto ammiratore della Santa Scrittura, ei non voleva vedervi in Dio fuor di natura, del che gli chiese conto la sinagoga erosa, però lontan da lei, levigando le lenti, annoverar le stelle aiutava i sapienti. Era un uomo assai mite, Benedetto Spinoza. E vediamo come De Roberto, in realtà, che delle formule le aveva presentate e che aveva spaventato, fatto spaventare più di un interlocutore anche dentro questi romanzi con le sue teorie, si paragona, si equipara allo Spinoza di Prudhomme. E nel Novecento, appunto sempre nel colore del tempo, in un saggio su Prudhomme, questa poesia era stata presentata in francese come uno dei massimi esempi della produzione di Prudhomme, dallo stesso De Roberto. Ecco, arriviamo alla fine veramente di questo discorso. Molti hanno cercato di vedere in questa ambiguità, scissione, conflitto tra opposte istanze in De Roberto, diciamo quella dell'ideale, quella del reale, del concreto, una sorta di cosciente presa di posizione. A me sembra che molto di questo sfugga, freudianamente potremmo dire, all'autore. E qui vorrei darvi un ultimo esempio di tutto ciò. È una lettera questa, tratta dal Corriere di Catania, pubblicata da De Roberto nel 1910 ed edita da Madrignani, commentata da Madrignani magistralmente. La questione qui dibattuta è la seguente. De Roberto non accetta di candidarsi alle elezioni comunali. Quando Giuseppe De Felice Giuffrida, socialista, deputato, lo aveva proposto e dice: Onorevole De Felice, date le presenti condizioni dello spirito pubblico, io temo che, con le migliori intenzioni, il bene della città non possa raggiungersi da nessuna delle parti che se ne contendono il governo. Il contrasto dei principi e l'opposizione dei programmi sono la stessa ragion d'essere dei liberi reggimenti. E i partiti combattono ovunque per la conquista del potere, ma la lotta riesce feconda e anzi la stessa condizione di una sana vita pubblica, quando resta contenuta nei limiti che la ragione e la prudenza consigliano e impongono. Quindi vediamo una impostazione liberale classica, diciamo, del pensiero di De Roberto, e che ricalca anche quanto abbiamo visto sul darwinismo, per certi versi, sulla legge di battaglia, che nella natura, diciamo, è ambigua nei suoi effetti per De Roberto, ma che qui sembra essere presentata per un secondo come qualcosa di positivo. Però, dice De Roberto, sciaguratamente da noi questi freni sono oggi rotti, seppure agirano mai come dovrebbero. Con le passioni esasperate al grado del parossismo, il senso della misura si smarrisce e quella che dovrebbe essere un'ordinata battaglia si muta in una barbara mischia. Qui c'è tutto un mondo da creare e c'è da creare, che è il più difficile, i mezzi con i quali crearlo. Basta, Edoardo, impresa, da spaventare i più arditi ed esperti. Tutto il contrario, diciamo, dei geoplasti proposti prima. Com'è possibile compierla quando le parti che si contendono il pericoloso onore di assumerla sono intenta di dilaniarsi e distruggersi? Certo, sarebbe stoltezza prendere la perfetta concordia e l'intima unione dei contrari, condizione impossibile e, se possibile, perniciosa,
perché nel sistema che ci regge maggioranza e minoranza esercitano funzioni ugualmente necessarie, a patto però che entrambe abbiano una serena coscienza dei propri doveri ed una serena visione dei diritti altrui. Oggi invece, mentre ciascuno si compiace di enumerare le colpe altrui, nessuno pare disposto a riconoscere le proprie e i minimi errori degli avversari diventano delitti capitali e tutti senza peccato, sono senza peccato perché tutti scagliano pietre. Il dubbio che vincitori e vinti continueranno, dopo la giornata campale, a dilaniarsi senza quartiere e a negare ogni merito agli altri e a presumere d'essere soli nel giusto e nel vero, mi impedisce di sperare nel risultato della lotta. Quindi abbiamo un impasse del liberale De Roberto, che qui si presenta come tale, che in qualche modo è bloccato da questo pessimismo storico che fa da controaltare persino paradossale a queste affermazioni. Perché una lotta che deve essere sana e allo stesso tempo anche una lotta che non è sana? Perché il normale svolgersi delle battaglie fra partiti non è anche autoregolante, sì, non so come dire. Allora, arrivando a una conclusione, piuttosto che vedere nelle immagini delle donne delle statue dimidiate, decapitate o mancanti, una immagine, una raffigurazione di particolari espressioni, diciamo così, dell'inconscio del De Roberto persona, io proporrei di vederle come una delle tante manifestazioni di questa feconda, anche se paradossalmente, opposizione fra mi sentite ora? Ecco, finisco. Vediamo ad esempio come il positivismo di De Roberto anche alla fine sia in qualche modo controbilanciato da un irrazionalismo relativistico. Il romanticismo di fondo di De Roberto, pensiamo alla lettera che apre gli amori, è poi ricondotto, controbilanciato da istanze riduzioniste in senso biologico. Il liberalismo è controbilanciato da un pessimismo antistorico. A metà è a fare da collante, da legame fra questi due poli opposti, mi sembra che ci sia il concetto stesso di illusione. L'autore si illude per brevi momenti, per brevi periodi, così come le persone, come tutti in questa concezione, che tra l'ideale e il reale ci sia una possibilità di mediazione. Ma questa, in ultima analisi, forse non è possibile. La letteratura, sempre esercitata in De Roberto, esattamente questa funzione di mediazione in questo contesto. Se c'è, lo dico anche un po' per scherzare, una sorta di ritorno del represso nella produzione di De Roberto, a me sembra proprio l'amore romantico. E mi sembra che queste coppie di opposizioni in realtà non scappino da un problema fondamentale che è lo stesso dei romantici, e diciamo in questo aspetto almeno io vedrei una sorta di continuità tra l'Ottocento e De Roberto, che è spesso stato letto ultimamente anche come, per molti versi giustamente, come precorritore di certe istanze modernistiche. Però ecco, in questo a me sembra che De Roberto non riesca a uscire dai problemi posti da una sorta di radicale romanticismo, che per lui continua a essere il problema costante.
Va bene, allora vi ringrazio, direi che qui ho concluso. Pensi che loro possano ricollegare? Penso che loro possano, nel caso sì, penso che sì. Sia dalla platea qui che da quella attendiamo interventi. No, due cose. Tanto speriamo che questo De Roberto non capiti nelle mani delle femministe. Potrebbe essere un argomento d'attualità da questo punto di vista. Vabbè, due questioni che mi hanno colpito. Dunque, quella della statua e del corpo femminile. Sì. Che, ecco, tutto l'Ottocento, soprattutto il racconto fantastico, parla della statua che si anima. Non solo che mi pare sia un racconto da Venezuela, non solo, poi c'è il mito di Pigmalione. Certo. Cioè l'uomo che modella la sì, donna sì, secondo un suo ideale, sì, sì, gli va bene anche una senza testa. Certo, certo. O amputata o mutilata. Certo, certo. Questo era solo una... L'altra questione è quando lui nega il desiderio femminile, mm-hmm, no? Dice, la statua di Apollo non fa nessun effetto alle donne, mentre noi appena vediamo la Venere. No, è che è curioso perché quando appunto anche sull'onda dei primi movimenti di emancipazione femminile, cioè, ma soprattutto quando la grande letteratura dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento, mette in scena donne che per il desiderio spezzano il vincolo matrimoniale, certo, ovvio fare Emma Bovary, Anna Karenina, eccetera. E Teresa Auseda nell'Illusione. Sì, certo. Cioè la figura dell'adultera è la portatrice per eccellenza di quel desiderio che lui sembra negare a una qualsiasi donna. Quindi, come dire, va controcorrente, come si colloca? Ecco, c'è una problematicità sicuramente di quest'ultimo aspetto e diciamo che il problema dell'illusione è proprio questo, cioè che Teresa a un certo punto si immagina e si comporta quasi come un uomo per certi versi, quindi forse andando addirittura, secondo questa teoria robertiana, contro persino la natura, muliebre. E soprattutto, ecco, si convince che far finire un matrimonio o cercare di opporsi alla distanza e alla voglia di amanti di un marito cambi veramente qualcosa in un rapporto. De Roberto arriva a teorizzare che far finire un matrimonio non abbia tanto senso perché tanto più o meno sono tutti uguali. E ovviamente però il personaggio sfugge, quello dell'illusione, a molte delle cose che De Roberto teorizza. Qui ci sta anche la grandezza della letteratura, per l'appunto, e del narratore De Roberto. Però ecco, c'è una tensione già dal titolo a ricondurre a queste categorie anche il comportamento di Teresa, ad esempio. Per quanto riguarda invece la questione della statua e del racconto fantastico, ecco, a me sembra molto simile il problema del quale vi ho parlato oggi a quello degli scapigliati. Se pensiamo a un corpo, ad esempio, esattamente. E non è un caso che Arrigo Boito e De Roberto fossero amicissimi. Addirittura è stato Arrigo Boito a suggerirgli di andare da Dubois a farsi curare nel 1906. Come? È Camillo un corpo. Sì, pardon, sì, Camillo un corpo e sì, l'alfier nero di Arrigo, sì, certamente. Però appunto, dualismo, la poesia di ad esempio la poesia di Boito, dualismo,
Arrigo in questo caso, o appunto il tema della scienza nel caso sempre di Arrigo, ad esempio nella lezione di anatomia, perché fare notomizzare il cadavere di una donna peraltro incinta così bella solo per portare avanti di poco la vostra scienza, di qualche parola, no? Dice. E a me sembra che il problema di De Roberto in fondo sia sempre lo stesso, e che l'epoca di crisi che De Roberto, quella del positivismo, si trova a vivere, sia semplicemente in una sua fase più matura, ecco, di questa stessa crisi. È più problematico per De Roberto riproporre questi pensieri e trovare una mediazione tra la realtà e appunto queste teorie. Ecco, in questo a me sembra che esista, ecco, un legame per l'appunto con, soprattutto con questo genere di Ottocento, però, ecco, non tanto con Pirandello, con quel tipo, ecco, anche di relativismo, col finale ad esempio della coscienza di Zeno, dove alcuni di questi temi sono ripresi quasi paro paro, però è tutt'altra impostazione, è tutt'altro pessimismo. Qualcun altro? Anche sì, Valentina, vieni qua. Non è una domanda. Se ci sono, vedo. Tanto appunto. Ciao, grazie e complimenti. Grazie a te. Mi scuso di essere arrivata non per mia volontà, un po' in ritardo, quindi ti faccio questa mini domanda, anche, come dire, consapevole che potresti averlo detto all'inizio della tua relazione, magari io ho saltato. No, mi interessava soprattutto, come dire, un problema teorico che un po' tu adombri nella tua relazione, cioè è interessante sempre quando si studiano letterati, romanzieri, che sono anche teorici, in qualche maniera, di qualcosa, perché ovviamente è interessante il rapporto che c'è tra la loro opera teorica, diciamo, in un regime non figurale, per certi versi, e la loro opera poi romanzesca, poetica, quindi in un regime, diciamo, orlandianamente figurale. Sì. Quindi può anche darsi che tu questa cosa magari l'abbia già, diciamo, specificata meglio, ma la mia domanda era semplicemente questa. Poi in realtà tu verso la fine lo dici che probabilmente, appunto, non tutto quello che è nella teoria è nel romanzo, e dal romanzo senz'altro emergono delle cose che non sono nella teoria. Quindi niente, ti chiedevo se avevi voglia di, visto che appunto tu hai molto letto sia la parte teorica che la parte romanzesca, quali possono essere secondo te i punti di attrito, le faglie, quindi quello che non torna tra queste due cose? Beh, una cosa appunto già la dicevo a Sergio, ovviamente l'illusione è una di queste. Sul personaggio della donna, ad esempio, potremmo parlare di come è declinato nel Viceré, ad esempio, dove non sembra che le donne siano inerti o incapaci di pulsioni o volizioni, anzi sono appunto l'emblema dell'ostinazione e motori della narrazione. E ovviamente questo divario fra teoria e opera è centrale. In De Roberto, e lo abbiamo visto con Gli amori, c'è un gradiente, perché alcune narrazioni, alcune novelle anche, sono novella tesi, e quindi capire qual è la distanza intesa fra la teoria e l'applicazione letteraria è interessante cercare di domandarsi quale sia questa distanza. E nel caso degli amori, leggere semplicemente come opere di narrativa questi apologhi o racconti, secondo me non rende l'idea, sono un'estensione diretta della teoria dell'amore espressa nel racconto. Quindi c'è un tentativo però di De Roberto, più o meno conscio, ma io credo in buona parte conscio, di ricondurre con ad esempio l'uso di parole così forti, come ad esempio illusione, o la propria teoria ai romanzi e viceversa i romanzi alla teoria. Nel caso di De Roberto si danno delle forme, così come di altri autori ovviamente di quest'epoca, delle forme come dire, di mediazione fra il teorico e il letterario, che forse non sono più tanto comuni oggi.
Giuseppe. Abbiamo tempo ancora più di un quarto d'ora. No. Non so da dove partire, avrei molte considerazioni sull'intervento di Andrea, perché si affronta vero bello da vari lati e la questione poi del rapporto tra la teoria e l'opera in questo caso crea diversi attriti. Cioè, a me pare che diciamo, un elemento di questo, che poi è l'epicodualismo, che c'è senz'altro, sia diciamo quello di una radicalità del positivismo di Benevento o dello scientismo di Benevento, che lui porta a estreme conseguenze, diciamo, da una parte il darwinismo e le teorie scientifiche, e dall'altra parte una cosa che tu, Sergio, che tu non hai citato, non hai parlato, c'è un saggio di volume di Benevento su Leopardi. Certo, certo. E Leopardi è uno degli autori più citati anche nel trattato, nel trattato l'amore. Sì. E il Leopardi di Roberto è il Leopardi del pensiero sociale, dei pensieri, per intendere, sì, delle sì, lettere. Sì, sì. Non conosceva ancora lo Zibaldone. Non è uscito quando esce il volume su Leopardi, però e lì alcune cose che tu hai detto discendono. Questo pensiero sì, sì, radicale, cioè. Solo che lui è come se, diciamo, esasperasse Leopardi, leggendo anche Hartmann e tutta una serie di pensatori di pessimismo catastrofico, e qui arriva a questa estrema conseguenza che sembra quasi, e questo è il gioco secondo me che poi entra in scena anche nella letteratura, sembra quasi, diciamo, l'esasperazione di un individuo che è frustrato perché, diciamo, tutto quello che gli hanno insegnato da bambino, cioè le ali, certe cose, no? Una certa cultura che probabilmente gli ha ispirato, è stato costretto a negarla dalla vita, dalla realtà. Quindi secondo me questo, diciamo, è un punto di fondo. Poi io avrei qualche osservazione nel dettaglio. Sì. Mi interessa anche molto, diciamo, penso sia anche fruttuoso un discorso intorno al biografismo di Roberto. C'è una lettura di Grau che utilizza molto l'elemento biografico di Roberto, ma c'è una frizione tra, diciamo, questa presenza dell'io, per cui si potrebbe anche dire, no, perché Teresa ti sembra che sia anche una versione maschile, perché Teresa se muoi, sì, certo. Cioè, si dice ma fai anche, sì, sì. Non nel senso di Roberto, di Flaubert, ma di Roberto, sì, sì. Roberto se muoi, quasi, è un alter ego di certo. Anche quello è un romanzo attesi, certo. Tipo la dualista, anche lì si vuole dimostrare l'illusione. Cioè, l'amore è un'illusione, questa donna che passa da un amore all'altro cercando l'amore, alla fine, diciamo, qualsiasi amante trovi è sempre un fallimento. E questo quindi è interessante questo rapporto tra biografismo e, diciamo, il naturalismo italiano, e il naturalismo europeo, che ha radicato qualsiasi prospettiva, qualsiasi irruzione dell'autore nell'opera. Qui l'autore, diciamo, questo non è che neghi la teoria di personalità, cioè, gioca, cioè, l'osservazione che Roberto fa è un'osservazione a partire da sé. Quando parla degli uomini, parla di sé, è come Leopardi, anche in questo caso. Come Mantegazza, questi positivisti, perché spesso usano esatto, questo genere di. Anche qui, diciamo, uno dei riferimenti. Diciamo, quando si raccontano queste teorie, sono le teorie della passione, l'esperienza, l'esperienza personale, il vissuto diventa oggetto di scienza, diventa momento di osservazione di questi teorici di fine Ottocento. E poi niente, qualcosa aggiungerei sul finale, diciamo, sul finale dell'impresa, anche quando parlavo, cioè tante altre cose qui sì, sono. Per esempio anche tutto il discorso sul treno, il progresso, in parte anche certo, tempo. Certo, sì, ma è chiaro. Io l'ho tenuto fuori apposta perché Leopardi, sì. Invece per quanto riguarda il finale dell'impero, questo, diciamo, scioglimento sorprendente, appunto, che entra in questo in questa dialettica, cioè lui porta alle estreme conseguenze il personaggio, la
delusione del personaggio che giunge a, cioè la delusione del personaggio che è legata al fatto che questo Rinaldi ha fatto il giornalista a Roma, è arrivato a Roma pensando che ci fosse il Parlamento, gli ideali, i valori, la politica, come giustizia, libertà, insomma, tutta una serie di cose che gli avevano insegnato a scuola, arriva a fare il giornalista in Parlamento e scopre che il Parlamento è il posto peggiore dell'universo, che gli uomini sono si fanno la guerra soprattutto per ambizione personale, per tutto il gioco di lavoro proprio, e dice a proposito di quello. E la politica si fa il bordello. Individuale, e la politica è. Si fanno i bordelli. Si fanno i bordelli, sì, appunto. Poi a un certo punto i personaggi finiscono, dopo poi a un certo punto i personaggi finiscono, torna a Salerno, depresso, e pensa che forse l'unica soluzione non è suicidarsi, ma ci vorrebbe qualcuno che ammazzasse tutti, perché il marcio è in genere. Sì, sì. Il marcio è in genere. Quindi dicono. Puoi dire che si avvicina un po' al computer per fare le domande? Ah, secondo me c'è una richiesta. Sì. Online. Vediamo. Okay, allora, così concludo, così vogliamo gli ultimi tempi. Sono stretti. Rossana Chianura. Poi dopo c'è una domanda di Rossana Chianura. Se vuoi avvicinarti qui intanto, così. E ti ascoltano. Forse mi tolgo anche la maschera, visto che siamo lontani. No, questo, secondo me, diciamo, nel ripiegamento del personaggio che alla fine sceglie il matrimonio, c'è anche un po', che è detto anche a un certo punto nel romanzo, c'è anche l'idea che poi alla fine gli uomini non si suicidano. Cioè, o comunque, l'uomo ha un istinto di sopravvivenza della specie, si torna a una teoria biologica per cui sposarsi e procreare è il destino dell'essere umano. Quindi anche questo personaggio, che è un mediocre, non può essere l'eroe che compie chissà quale gesto geoclastico, e neanche l'eroe che si suicida, l'eroe romantico che si suicida per il fallimento amoroso, ma è quello che poi alla fine, diciamo, scende a compromessi con la vita concreta, cioè la realtà che è fatta di disillusione prevale anche sul personaggio che potrebbe essere l'intellettuale che ha, certo, una visione superiore a lui. Quindi ecco, anche in questo sta questo conflitto. Conflitto, sì, senz'altro. Grazie. Andrei adesso direi sentire. Sentiamo. E anche raccogliere decisioni altre domande. Certo. Cioè dai una risposta complessiva. Certo. E Rossana Chianura, se vuoi parlare. Sì, mi sentite? Sì. Ok. Okay. Io salto un attimo la questione della misoginia, faccio una domanda molto più, diciamo, relativa alla questione molto interessante della scrittura in contemporanea dell'amore e dei viceré. Molto interessante perché forse questa cosa, magari le chiedo cosa ne pensa, ci può un po' aiutare ad illuminare quella che è la questione del narratore e dei viceré, nel senso... penso Madrignani, ma forse anche Spinazzola, ha molto spesso inquadrato la questione del narratore di viceré come un narratore effettivamente impersonale, ma di una estrema impersonalità. E estrema nel senso proprio di sadica, che prova piacere quasi, potremmo dire, nello squadernare una serie di situazioni, ma anche di tipi umani e sociali, che appunto sappiamo sono i rappresentanti della famiglia Uzeda. E, tanto che appunto si può avvertire quasi la volontà di un narratore appunto sadico che voglia in qualche modo, Spinazzola se non sbaglio parla quasi di un narratore resocontista, ma forse è anche appunto un narratore che vuole catalogare la realtà, che la vuole sistematizzare e che vuole fare quindi, come dire, quasi un elenco di questi tipi umani e sociali e anche un elenco di situazioni storiche che poi si ripropongono sempre nello stesso modo, con lo stesso marcio. Ecco, interessante perché quello che appunto mi pare di evincere dall'amore, no? Non è soltanto la volontà proprio di fare un catalogo, di sistematizzare, che sembra quasi una fissa di De Roberto. Quindi mi chiedo, è possibile che qualcosa... diciamo il teorico De Roberto posta in questi termini la questione sia migrata, diciamo, dall'amore al narratore che ha dei viceré
per cui, ripeto, appunto, è stata spesso usata la parola impersonalità, ma con una certa, diciamo, discrezione. Grazie. Grazie, grazie per la bellissima domanda. Cioè Stefano, cominciamo a raccoglierla. Se ti va di venire qui, Stefano. Allora, rapidamente volevo chiederti, perché alla fine del tuo intervento, se non sbaglio, hai parlato, hai detto qualcosa anche, mi pare di aver capito, no? Su una sorta di ritorno del represso del romanticismo, ho capito bene? O comunque, insomma, avevi parlato di un ritorno del represso, non ho capito, che sarebbe interessante, perché, insomma, tutto va contro il romanticismo, l'illusione romantica, ma tu dici, no, ma si potrebbe parlare di un ritorno represso romantico. Dimmi due parole. Sì. L'altra cosa invece che ti volevo chiedere ha a che fare con proprio un pezzettino delle tue citazioni. Non so se a un certo punto il personaggio mi pare che faccia una lunga tirata e la ragazza, la donna, la fanciulla fa una domanda breve, ma mi pareva interessante, volevo... E gli dice, ma cosa abbiamo fatto perché voi diciate certo, tutto questo? Certo. Ecco. Ora, sai, effettivamente è una domanda abbastanza impressionante, nel senso che sembrerebbe anche un po' smontare una certa prosopopea pessimistica, no? Ma non ci sarà anche qualche cosa di tuo, di personale, in tutta questa tua grande teoria pessimistica sul mondo? Ecco. Non so se questo si può... Io, appunto, non conoscendo il romanzo, si possa dire, o è solo l'impressione di qualcuno, appunto, che è stato colpito da questa domandina, che insomma è un po' anche però uno sgambetto in un certo senso. Certo. C'è una domanda di parola così. Ah, eccola qui. Vediamo se. Paola, parla pure. Paolo, non ti sentiamo. Eccomi, no, lo so che non mi sentite, ma non posso... avevo mandato una domanda in chat che riassumeva in maniera piuttosto brutale le mie considerazioni. Sì, certo. Ho semplicemente scritto, ma mi leggo, fa un po' ridere, che secondo quanto ci hai detto, De Roberto trattatista sembra appunto più arretrato rispetto ai romanzi, allora dicevo... In questo senso che dici che rimane ancorato al romanticismo e poi certamente ai miti scientisti del positivismo, e poi non pensi che i romanzi in maniera poi diversa l'uno dall'altro forniscano sicuramente una soluzione o più soluzioni moderne e articolate rispetto a ciò che afferma nel trattato. Cioè, voglio dire, se questo ancoraggio all'Ottocento è sicuramente rinvenibile nel trattato, però accade qualcosa sul fronte letterario che mi pare tu abbia accennato, però poi mi piaceva sentirti anche insomma proseguire il discorso, ma appunto in questo contesto in cui io stessa fra poco mi dovrò, ahimè, scollegare perché ti parlo dall'università e mi cacciano letteralmente, quindi non voglio poi rubare più tempo alla discussione, appunto ti lascio la parola. Grazie. Grazie a te, grazie Paola anche per appunto la chiacchierata che abbiamo fatto e anche grazie a Giuseppe Locastro. Ora devo dare delle risposte veloci a tutti. Andrea. Vai. Non so se... Vieni. Avvicinati così non... Al computer, dai, facciamo, mi metto questa. Sì, rapidamente, mi è piaciuto molto il tuo intervento, però mi è rimasto poi il rimpianto del fatto che il discorso sulla misoginia mi sembra che poco si è perso per strada, cioè, hai voluto tu lasciarlo un po' indietro. Mentre leggevi quelle citazioni e le commentavi, avevo un po' la sensazione che la misoginia rappresentasse un po' il ridicolo del sintomo che però nasconde l'orrore di un trauma. Uh-huh. Cioè, il sintomo è appunto la misoginia stessa che è espressa in quella maniera così smaccata, sfrenata, ci fa anche ridere perché aveva qualcosa di liberatorio, pure effettivamente l'orrore che nasconde questo,
questo atteggiamento mi pare che abbia a che fare non tanto con la negazione del desiderio della donna, a me sembra che essere negato sia proprio il desiderio dell'uomo. Sono d'accordo. Sì, è l'uomo che non riesce a desiderare, che è l'unica donna che riesce a immaginare una donna deturpata, privata della testa e quindi di ogni possibilità di individuazione. Sì, sì, sì. E quindi ti chiedevo intanto se magari in altri passaggi che tu conosci del libro ogni tanto emerge la possibilità che l'amore non sia soltanto nel titolo, sì, che mi sembra che si entra, che si sconfini dentro territori che sono anche molto intimi e dolorosi. Vi butto nelle risposte così almeno, vabbè, perché abbiamo ancora 5 secondi, hanno suonato la campanella. Allora, parto dagli stimoli, dagli spunti di Giuseppe, al quale devo moltissimo e lo ringrazio anche pubblicamente, insomma spero che non si vergogni di questo ringraziamento, tutti i drammi espositivi sono i miei e non certo dovuti ai suoi suggerimenti. Allora, la questione ad esempio di Leopardi l'ho tenuta fuori perché pur essendo centrale per ragioni espositive. È un Leopardi che influenza De Roberto, che derobertizza Leopardi a sua volta, e c'è questa sorta di circolo vizioso per cui quello che viene fuori è una sorta di Leopardi sotto steroidi, di pessimismo leopardiano sotto steroidi, e in De Roberto e in Leopardi. Leopardi ripete le stesse idee di quel libro espresse nell'amore, declinandole su Leopardi fondamentalmente, e ovviamente Leopardi è anche grande ispiratore di moltissimi temi, moltissimi anzi svolgimenti di temi pessimistici in De Roberto. La critica del progresso è una di queste, però appunto quello che volevo far vedere qui, mi ricollego invece all'ultima domanda che mi ha fatto Andrea, è come questo sistema, diciamo, della misoginia de robertiana si inserisca dentro a una teoria che è pessimistica rispetto a qualsiasi rapporto. E chiaramente il desiderio non esiste, perché il desiderio è un desiderio di unione romantica, ma secondo De Roberto non esiste questa unione romantica, non esiste l'unione fra gli individui, c'è una differenza nel desiderio carnale, punto. E quindi il problema è, e torno a questo punto alla domanda di Stefano sul perché c'è questo ritorno del represso, cioè quantomeno nel fatto che ostinatamente la questione di De Roberto sia sempre quella, cioè non si può desiderare, oddio non si può desiderare, sembra che tutti gli scritti più o meno ripropongano, che abbiamo letto oggi, questo problema. E che De Roberto non si accontenti del fatto che non si può amare. In questa ostinazione io vedo la centralità di questo problema. Ecco. Per quanto invece riguarda la richiesta di Paolo Cosentino, perdonami, avrei dovuto rispondere subito alla tua che devi andare. In modernismo, il premodernismo, diciamo, di De Roberto, che è stato più volte giustamente, secondo me, chiamato in causa dalla critica, anche da te, sicuramente lo si può vedere in molti aspetti della sua produzione letteraria, anche nelle tecniche usate, come tu giustamente dici, rispetto magari all'uso di quella sorta di flusso di coscienza in certi casi anche, no? Nell'illusione. Io appunto notavo semplicemente, dato che è spesso usato anche come figura di transizione, di cerniera fra questi due momenti, che ovviamente esistono anche degli aspetti che lo ancorano a un contesto, secondo me, pienamente ottocentesco, se dobbiamo semplificare. E mi sembra che alcune di queste cose che si dicevano oggi, incluso questo, diciamo, primato di un romanticismo negato, lo colleghino proprio a questa fase, a questa esperienza. Poi ovviamente ci sono anche questioni di etichetta che sono complesse da gestire e che io non ho la sapienza teorica per riuscire a dipanare, sicuramente non in questo momento. Comunque non sono contrario all'idea che esistano le continuità che sono state individuate fra il momento del modernismo e questo. E invece, per la bella domanda che mi aveva fatto Rossana, allora è curioso che questi due testi siano scritti parallelamente
perché sono in realtà anche molto scollegati per certi versi. Cioè c'è un tema che non è trattato in modo così massiccio nell'amore, che è quello della degenerazione alla Nordau, e che è però preponderante nei Vicerè. Quel tipo di idea della corruzione della razza progressiva attraverso le unioni tra consanguinei sembra appartenere a una fase precedente di riflessione di De Roberto, e non sembra così centrale nell'amore. Ovviamente c'è una visione pessimistica delle cose, una sorta di critica della possibilità del progresso, anche lì ovviamente, però sembra che sviluppi questo altro tema indipendentemente nell'altro vocabolario, diciamo, nell'altro romanzo. Una prova, diciamo, filologica di questa precedenza potrebbe essere vista nel fatto che già, diciamo, alla metà degli anni Ottanta e dell'Ottocento, la parte del feto in barattolo era già stata scritta, di grado l'ha pubblicata in questa prima versione, da De Roberto. Cioè c'è già un racconto che parla di quell'aspetto, che è stato scritto 10 anni prima, di fatto. Ecco, sono temi su cui è fruttuoso riflettere. E sull'impersonalità del narratore, su questo sadismo del narratore, beh, De Roberto ne era consapevole, che non c'era l'impersonalità, e questo sguardo è uno sguardo impietoso, ma come diceva Tomasi di Lampedusa, sembra effettivamente che De Roberto guardi in quel caso la nobiltà dal buco della serratura, anche lì con un certo, forse anche con un certo, una certa quantità di odio legata al fatto di non essere appartenente a quel mondo. Vi ringrazio, direi che ci tocca scappare. Grazie a voi. Grazie. Molte grazie. E chiudo, saluto tutti allora. Dobbiamo scappare qui purtroppo. Grazie di essere stati qui.